Andiamo in casa Villese, con noi mister Aloisio. Buonasera mister, benvenuto. Buonasera a voi, benvenuto, grazie, buonasera a voi. E dunque mister, oggi come dire, non arriva la continuità. La scorsa settimana era arrivato il primo squillo del campionato, oggi invece contro il Siderno c'è una nuova battuta di arresto. Che partita è stata? C'era così tanto dislivello tra due squadre che anche queste, come vale per la Palmese, sono due nomi che con questa categoria hanno poco a che fare. Senza ombra di dubbio il nome fa tanto anche in queste categorie, però il mio rammarico è comunque, cioè, come posso dire, devo regalare 11 uomini perché tra infortunati e assente per lavoro, ecco, cioè, mi mancavano 11 titolari oggi a me. Ho giocato con 9 fuori quota tra cui 2003, 2004 e 2005. Cioè, non è una scusante perché comunque se sono in rosa è perché sono validi, però quando ti mancano 8-9 titolari... Cioè, perdi qualcosina. Infatti, domenica scorsa, che per la prima volta ero quasi al completo, la differenza si è vista. Abbiamo fatto la prima vittoria. E purtroppo si pagano queste cose in queste categorie. L'inesperienza, fa tanto, purtroppo. Mister, c'è stato anche un po' di nervosismo perché ho letto che c'è stato qualche cartellino rosso, se non vado errato. Sì. Allora, guarda, ci sono state due espulsioni. Io non ho nulla contro l'arbitro, però io dico anche una cosa: è giusto che questi ragazzi devono crescere, è giusto che devono fare esperienza, però in una partita comunque ci sono state due espulsioni senza nessun fallo. Cioè, puoi chiedere ai signori, agli amici di Siderno, che sono state delle bravissime persone, ci hanno un'accoglienza tranquillissima, una partita tranquillissima, senza un fallo. Cioè, tu non puoi ammonire due ragazzi che vengono per proteste, doppia ammonizione e li butti fuori. Cioè, assurdo, credimi, non c'è stato nessun nervosismo. Cioè, sono state due espulsioni per doppio giallo, due falli inesistenti. C'è, cioè, un arbitro incompetente. A me dispiace perché comunque è un ragazzino di 20 anni, 18 anni, quant'era. Però tu non, cioè, non si poteva, non potevi parlare con... Sono stato ammonito anch'io, lo dico, sono stato ammonito anch'io. Io ho chiesto spiegazioni per il fallo. Io, come i giocatori, chiedo una spiegazione e tu ci ammonisci. Cioè, se noi... Allenatori, dirigenti o giocatori, non possiamo andare a chiedere informazioni all'arbitro. Non so che cosa serve andare a chiedere. Cioè, che dobbiamo fare? Tu non ti chiede che un qualcosa che è successo. Cioè, Mister, le faccio allora una domanda perché ieri il suo collega del Bianco, Silvio Frascà, in qualche modo ha manifestato anche lui delle rimostranze. Si fa abbastanza fuori dal campo per mettere in comunicazione le diverse componenti con gli arbitri che ricordiamo in prima categoria, oltre ad essere giovani, soffrono, tra virgolette, del fatto di non avere la terna perché sono da soli, non c'è il guardaline? Cioè, si No, dovrebbe migliorare su questo? guarda, io ti dico anche una cosa, io posso capire che lui sia in difficoltà, che comunque è un ragazzino, metto le mani avanti, è sempre un ragazzino da tutelare, però dico, una partita tranquilla, perché se io ho due espulsi per somma di ammonizioni inesistenti. Che cosa dobbiamo tutelare se non c'è stato niente? Non è che dici ci sono state scaramucce, lo sai, succedono, ma non c'è stato niente né tra noi né con loro. C'è assolutamente niente. Dice una partita nervosa, una partita sentita. Assolutamente no, una partita tranquillissima di calcio. Cioè, abbiamo giocato a calcio oggi e noi, io ho avuto due espulsi, cioè, così. C'è uno, un fallo a centrocampo, in un contrasto tu non puoi ammonire una persona. E poi scusami se mi permetto, lui, non voglio difendere il mio giocatore perché anche lui ha sbagliato, perché comunque lo condanno anche lui. Però tu non puoi partire già prevenuto con un giocatore che ti chiede una cosa e tu parti prevenuto. Allora quel giocatore non puoi parlare. Io glielo ho detto, scusa arbitro, se il ragazzo non ti può chiedere una cosa, io lo caccio dal campo. Cioè, se lui non ti può chiedere nemmeno una cosa. Ripeto, noi possiamo fare tanto per aiutarli, però credimi, anche loro devono farsi aiutare, perché se no così non andiamo da nessuna parte, né noi né loro. Cioè, ogni domenica rischiamo di avere problemi perché loro non si fanno aiutare in nessun modo, né dalla squadra ospite né dalla squadra di casa, non si fanno aiutare in nessun modo. Chiarissimo. Bene, mister, grazie per essere Grazie a stato voi. con noi Sì, e a presto. figurate. Grazie, Grazie. grazie a voi. Arrivederci.